up and down, 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 up and down, 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 up and down, up and down, up and down, 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 up and down, 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 up and down. On my body, make me feel your size, daddy, move it on, shake it on. Are you ready? Up and down, on my body, make me feel your size, daddy, move it on, shake it on. Sei né figlio di emigrante e né figlio di preta pura. Tu sei proprio figlio di puttana nato. Andiamo. Baby, like to see you move. Come on, play your body and dance into the groove. Oh my God, do everything you want. It will be together, baby, all night long. Up and down from the body, make me feel. You said, daddy, move it on, shake it on. Are you ready? Up and down. Padre Sarno, tiene per Berlusconi. Forza Italia, tutto il corpo, insomma, quello là. Stalin tiene per Occhetto, ecco. E Satana, anche Satana tiene per Occhetto. Mentre, come sappiamo, Satana tiene per Occhetto, ovviamente, scusate. Company. Anche Stalin però. Buon pomeriggio. È straordinaria questa volta. Beh, siamo alla quindicesima. E l'ho voluto specificare perché l'altra volta Rocco aveva detto: ma siamo alla quindicesima. Detto, no, secondo me sono un po' di meno. Poi sono andato a vedere, effettivamente erano 14. E niente, vabbè. Oggi Rocco non c'è. E vabbè, abbiamo Dino, diciamo, come rimpiazzo, diciamo. La disperazione delle fanciulle. Le fanciulle, Ha dato forfè. E niente. Si sta preparando solo per voi, perché stasera ho saputo che c'è una cena galante. Quindi... Sì, com'è, no? Il gran galà. Bene, dai, come abbiamo detto, quindicesima puntata con argomenti, diciamo, molto particolari, scoppiettanti. Insomma, l'avete capito sicuramente, insomma, il titolo è un chiaro riferimento a un film nostrano, diciamo, pugliese. Il titolo della puntata è le cime girano a 3000. Un chiaro riferimento alla Capagira di Alessandro Piva, bellissimo film. Tutto made in Puglia. E quindi parleremo di questo film. Oltre alla Capagira parleremo ovviamente delle meteore. Questa settimana è il tour, sarà il turno degli NSYNC. Il Justin Timberlake, altri One Direction. Poi oltre agli NSYNC parleremo anche di una famosissima famosissimo telefilm, Le Streghe, esatto. Poi parleremo delle Olimpiadi Invernali. Io ho capito male al messaggio, mi sono preparato sulle Olimpiadi con le estive, vabbè. L'invernale mi preparo con le estive, va bene, dai. Poi parleremo di Luna Park, cioè della Zingara. Uno dei primi... Si sente?
Allora, niente, praticamente parleremo della zingara, cioè di Cloris Broska. E dico, più vicino di così io non posso parlare. Purtroppo il micro... Abbiamo rotto un microfono. E ora, ora, però, in compenso ti sento. Ora parlerò col microfono in mano, perché si è rotto appunto il microfono. Come facciamo? Non si sa. Va bene, dai. Pa, visto che stai senza fare un cazzo, vieni a mantenere il microfono. Ecco, Pierpaolo mantiene il microfono, dai. Fai il fonico. Alto l'audio, Pierpaolo. Non so come fa, se mi rompe il cazzo che non si sente. Quindi non è più una puntata scoppiettante, ma una puntata dannosa, visto che... Vabbè, vabbè, dai, passiamo, mandiamo, avanti, sì, dai, mandiamo la prima canzone, sì, a questo punto, una grandissima, Carmen Consoli, Confusa e Felice. Adesso è così limpido il mare che ci ascolta, che ci addormenta. Tornati, confuso e felice. Allora, bene, grandissima Carmen Consoli. Certo, certo. Io non so come fare oggi la puntata con sta cosa qua, vabbè. Niente, dai, primo argomento primo di argomento, giornata. Primo argomento, dai, meteore, meteore. Allora, parliamo degli NSYNC, sì. Famosissimo gruppo. Famosissimo gruppo. Io mi ricordo solo di uno dei componenti, che era Justin Timberlake, che è quello che ha avuto un po' più successo e diciamo ha perdurato negli anni. Vabbè, erano una boy band composta appunto da 5 ragazzi
dico i nomi velocemente: Lance Bass, Jesse Chazetz, Joey Fatone o Fanton, Chris Kirkpatrick e appunto Justin Timberlake. Erano provenienti da Orlando, esatto. Vabbè, il gruppo si forma nel 95. È una peculiarità di questo, diciamo, del nome degli NSYNC, perché appunto è un nome un po' particolare. L'idea del nome viene dalla madre. Aveva usando avuto gli acronimi. Esatto, vabbè, le ultime lettere dei nomi dei componenti, sì. Tipo la prima lettera, se non sbaglio, è quella di Justin, appunto finisce con N, gli NSYNC iniziano con la lettera N. Poi vabbè, gli altri componenti, appunto. Va bene, comunque altre cose da dire degli NSYNC. Io ricordo Justin Timberlake, gli esordi a Disney Channel con Christina Aguilera, esatto, Britney Spears. All'epoca erano giovani fanciulli, un po' innocenti, poi si sono un po' trasformati, soprattutto Britney Spears. Vabbè, uno dei grandi successi degli NSYNC, uno dei pochi, insomma. Addirittura è arrivato Rocco Ciarfaglia. Possiamo congedare Jacopo. Comunque, uno dei successi che metteremo tra poco degli NSYNC è Bye Bye Rocco. Vabbè, niente, lui Justin come Justin Bieber, mentre Justin Bieber nel 2011-2010, dal 2010 in poi tromba le fanciulle americane, lui invece lo faceva negli anni 90 e continua a farlo, perché Justin Bieber, Justin Timberlake è un bel ragazzo. Ovviamente poi, vabbè, la storia del gruppo finisce nel 2003, in poche parole, perché i componenti hanno deciso poi di prendere strade diverse, di intraprendere carriere, diciamo, da solista. E l'unico che è andato avanti, come ho detto prima, è Justin Timberlake, perché gli altri sono finiti un po' nel dimenticatoio. Poi ce ne sa, chi non si è detta alla droga, non si è detta, diciamo, all'alcol, allo spaccio, insomma. Il gruppo poi si è sciolto. Comunque, io ricordo, insomma, fecero parecchio successo all'epoca, un po' come tutte le boy band che hanno quella, diciamo, quel momento di gloria di 2-3 anni, esatto, e poi insomma. Esatto, un'altra curiosità, uscirono pure una puntata dei Simpson, gli NSYNC. Sì, questa non me la ricordo, se non voglio nel 2000 che aveva una band che poi c'erano dei messaggi subliminali della Marina. Ah, ecco. Sì, infatti. Vabbè, comunque, diciamo, hanno avuto il loro momento. Vabbè. E quindi, insomma, questo è tutto. Insomma, ascoltate qualche canzone. Ora noi manderemo appunto Bye 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 degli NSYNC. Insomma, facete voler rec.
eccolo qua. Il pezzaccio degli NSYNC, diciamo. Che non so. Ve la siete ricordato. Beh, sì, 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 sì. Una famosissima degli anni 90. Tu, Rocco, che cosa ne pensi degli NSYNC? Ti sei ispirato a Justin Timberlake per le tue conquiste sentimentali? Guarda, guarda, io pensavo che venivo in ritardo, già avevate parlato di sta cosa, quindi ecco, avevi molto da dire. L'ho fatta apposta, diciamo. Ah, perché non si era preparato sugli NSYNC, capito? Però sulle altre cose sei ferratissimo. Sì, ah, va bene, dai. Non sa neanche di cosa stiamo parlando, ma si sente da qua? Sì, sì, un po' meglio di prima, sì. Vabbè, dai, come, dai, dai, ci proviamo. Ci proviamo, dai. Vabbè, andiamo, vabbè, introduciamo il prossimo argomento, va bene. Sigla, sì, ma andiamo prima alla sigla, sì, via. Bene, qui work in progress. Va bene, comunque dai, come ho detto poc'anzi, serie TV, questo pomeriggio parleremo delle streghe. Una serie TV molto famosa, andata in onda verso la fine degli anni 90. Vabbè, raccontiamo leggermente, diciamo, di cosa si tratta. Era una serie TV composta, diciamo, da tre sorelle, erano sorelle. Di nome Prue, Piper e Phoebe, interpretate rispettivamente da Shannen Doherty, Holly Mary Crumbs e Alyssa Milano. Poi durante la terza serie, se non sbaglio, muore Prue e poi c'è un'altra strega, Paige, che è la sorellastra delle altre due. Vabbè, di cosa parla? Sono appunto tre streghe che hanno il compito di difendere, diciamo, la Terra dalle forze del male. Insomma, la classica trama che comunque ha avuto parecchio successo. Inizialmente queste streghe, diciamo, erano inconsapevoli del loro potere, perché non erano a conoscenza del Libro delle Ombre, ovvero il Libro delle Ombre apparteneva alla nonna di queste tre ragazze. Allora, che succede? Una sera la più piccola, Phoebe, va in soffitta, scopre questo libro, recita per curiosità una formula e riesce appunto, vabbè, involontariamente a risvegliare i poteri di queste tre ragazze. Insomma, poi le stagioni sono parecchie, sono 8, e ha vinto anche parecchi premi, tra cui anche un primato. Insomma, è stata la serie TV più lunga, appunto 8 stagioni, dove diciamo, all'interno di questa serie TV erano presenti come protagonisti appunto donne. Poi oltre alle il ragazzo era un angelo, esatto, che era appunto il fidanzato di una delle tre, ora non ricordo il marito, esatto. Poi diventa il marito di una delle tre sorelle, sì, che si chiamava Leo, se non mi sbaglio, l'angelo custode. Insomma, poi vabbè, diciamo, Leo aveva il potere di aiutare chi era ferito a guarire, diciamo. E io ricordo comunque che questa sera andava in onda su Rai 2 e i primi anni era parecchio seguita, infatti mi ricordo che anch'io la seguivo parecchio. Sì. Ricordiamo un po' i poteri di queste tre streghe. C'era Prue Halliwell, che aveva la telecinesi e la proiezione astrale. Poi c'era l'altra sorella, Piper, che aveva i poteri della stasi molecolare e dell'accelerazione molecolare. Poi c'era Phoebe, che era appunto la più piccola, che è poi quella che ha scoperto il libro all'inizio, che aveva i doni della premonizione e della levitazione, addirittura dell'empatia. E poi c'era Paige, che era appunto la sorellastra, che compare dalla terza stagione in poi, che aveva anche i poteri della telecinesi, l'orbitazione, poteri anche curativi, come l'angelo custode Leo Wyatt, che aveva anche il potere di modificare i ricordi, insomma, dell'immortalità, era anche immortale.
Niente. Vabbè, poi la serie finisce che insomma, alla fine riescono, vabbè, come tutte le serie, combattono appunto contro il mare, riescono a sconfiggere questi demoni, insomma, venivano chiamati demoni superiori, che avevano potere appunto al di sopra della norma degli altri demoni. Vabbè, poi c'è anche la classica distinzione tra inferno, purgatorio e paradiso, il limbo, insomma, eccetera, eccetera. Diciamo che questo libro poi usavano per fare, diciamo, le magie. Sì, vabbè, il libro delle ombre era un po'... veniva anche utilizzato per... come consultore, per appunto distruggere questi demoni, insomma, ogni puntata c'era un demone diverso, insomma, utilizzavano spesso questo libro appunto per vabbè, dei personaggi abbiamo parlato, sì, abbiamo parlato dei personaggi, delle sorelle, appunto delle tre sorelle, di questo, cioè. Esatto, abbiamo già parlato. Comunque c'è da dire, come al solito, tre belle ragazze, come al solito, voglia, nelle fiction americane. Soprattutto Alyssa sempre... Milano, è veramente una bella... Sì, diciamo, una gnocca, bella... sì, mi ricordo soprattutto il Comunque è stata una delle serie più seguite. Sì, sì, ha avuto tipo 5-6 milioni di ascolti a ogni puntata, soprattutto in America. Tra le 10 serie più seguite appunto negli anni 90. Comunque sembra strano che in onda sulla Rai veniva seguita, perché la Mediaset è quella che... No, ma io, vabbè, il discorso... Anche ma non solo io in Rai, io parlo anche in America comunque. Sì, anche no, io dico in Italia, visto che in Italia viene più seguita la Mediaset come, diciamo, programma più dove facevano di più fiction, più... queste cose qua, questa roba qua. Certo, sì, Mediaset era quello più seguito. La Mediaset però... è sempre quella più seguita. Si sente il microfono? No. Siamo purtroppo oggi siamo veramente problemi tecnici a livelli, no, diciamo, abissati. Meno male che c'è Vito Casoli che ci aiuta ogni volta. Vabbè, allora dai, che facciamo? Mandiamo la prossima canzone? Eh beh, sì, abbiamo concluso questo argomento, insomma. Una bella canzone. Che canzone? Gianni Morandi, Banane e Lambone. Lambone. L'orologio batte l'una, tu sei fuori chissà dove, giro nudo per la casa, dimmi tu se questa è vita. Tu che esci con le amiche, dici, io che resto che a pensare ore, se poi è vero per davvero, o ti vedi con qualcuno. Guarda un po' televisione, c'è del pollo dentro il frigo, mangio e provo a immaginare le tue mosse e le parole. È che sono un po' geloso, scemo, ma ti amo per davvero, vero. Sì, vabbè, l'autonomia, ma ricorda che sei mia. Banane, lampone, chi c'era con te? Chi c'era stasera? Io sono il tuo amore, sei solo. Di avventure è una nuova distrazione, poi vorrei telefonare, mi dovrei un po' sfogare, è che sono assai nervoso, sono le due, tu sei lontana, quasi quasi cado in piedi, vado a casa di Marie. Ho sentito l'ascensore, gira chiave nel portone, faccio finta di dormire e tu invece vuoi parlare. Sono stata a chiacchierare ore, ogni tanto sai ci vuole, ci vuole. Hanno tutte dei problemi, per fortuna io a te, amore. Banane, lampone, chi c'era con te? Sono il tuo amore, sei solo.
il tuo amore sei solo. Banane per Rocco. Vabbè. Comunque, bella. Si dice sia coprofago Gianni Morandi. Ora non lo so se è vero. Vabbè, ma voi sempre a criticare ogni cantante italiano che mettiamo sempre a criticare sta. Ha fatto la storia italiana. Che lui. Ma a parte questo, a livello calcistico, però lui fa parte nella squadra amatoriale delle maratone, cioè lui fa le maratone di New York. Vabbè, sì, è uno sportivo. 42 chilometri all'età che c'ha, 65, non lo so, mo' di precisione. No, quello lo zuccherà a velo, Rocco, dai, no, mi deludi. Vabbè, non ma perché dovete criticare? È un signore che va tu le maratone non le faresti, manco un chilometro. Cioè, qua, dibattito. È nato per criticare ciò che succedeva negli anni 90. A prendere, per prendere diciamo un po' in giro guarda caso chi ti canta in italiano come Laura Pausini. Madonna, ci scassava il cazzo sta canzone, è vero. Comunque vabbè, ah, dai, prossimo argomento. Sì. No, diciamo che Gianni Morandi comunque è patrone del Bologna Calcio, presidente onorario. Onorario addirittura. Che lo vogliono cacciare già i tifosi, dicono vattene. Però sto pazzendo. Devono capire ignoranti che Gianni Morandi ha fatto la storia italiana. Ha fatto la storia. Ha fatto la storia italiana. Vabbè, a proposito di sport, introduciamo il terzo argomento. Cioè, appunto, vabbè, parleremo delle Olimpiadi. Sì. Oggi, bene. Oggi parliamo delle Olimpiadi, ma non quelli estivi, quelli diciamo invernali, normali, ma quelli invernali. Cioè, c'è quello estivo e invernale. Sì. Quanto siamo scucchianti, no? Proprio oggi che domani che inizia le Olimpiadi invernali, forse parleremo. Proprio in occasione delle Olimpiadi invernali. Siamo scucchianti, diciamo. Di Sanremo e di noi di Laura Pausini. Fra una settimana Sanremo. Di Laura Pausini ne parleremo. Sì. Allora, vabbè, dai, introduciamo un po' la tematica, sì, no? Diciamo, i giochi olimpici invernali sono un po' una controparte invernale dei giochi olimpici, quelli classici estivi. Allora, si disputano gare come sport invernali, no, che si svolgono su ghiaccio nero. Ecco, si svolgono ogni 4 anni. Come le Olimpiadi quelle classiche. Però prima venivano fatte in concomitanza con quelle estive. Esatto. Poi invece l'hanno dissociato. Esatto. L'ultima edizione, quella precedente, è a Vancouver in Canada nel 2010. Ecco. Nel 2006 invece furono fatte a Torino. Esatto. Il medagliere italiano fu molto pesante, tra virgolette. Perché giocavamo in casa, insomma. Parecchie medaglie d'oro. Siccome noi siamo cime da 90. Vogliamo ricordare i tempi andati, cioè quando negli anni 90 i nostri campioni italiani facevano faville in campo internazionale, sia a livello sportivo sia a livello di figa come Alberto Tomba. Appunto, vogliamo ricordare le Olimpiadi svolte negli anni 90. Io ricordo soprattutto quella del 94, Lillehammer del 94, che fu svolta appunto a Lillehammer in Norvegia, e poi anche quella di Nagano nel 98. Quella di Nagano del 98 purtroppo fu per la nostra delegazione poco redditizia a livello di medaglie. Infatti prendemmo solamente due medaglie d'oro, 6 di argento e 2 di bronzo. 6 medaglie.
in tutto 10 medaglie, mentre a Lillehammer nel 94 l'Italia salì medaglia di legno, si dice quarto nel medagliere. Infatti prese 7 medaglie d'oro, 5 di argento e 8 di bronzo. Queste medaglie io ricordo soprattutto la grandissima Manuela di Centa, che erano praticamente due fratelli. Il fratello faceva sci di fondo a livello appunto maschile, mentre Manuela di Centa era la nostra rappresentava l'Italia a livello femminile nello sci di fondo, e appunto fu la dominatrice quell'anno. Infatti in tutte e 5 le gare che fanno parte della, andò a medaglia, ottenendo appunto 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Poi sempre nello sci di fondo c'era la 4x10 km maschile con Maurilio De Zolt, Marco Alberello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner, che appunto allo sprint superarono, con uno sprint mostruoso, superarono i padroni di casa norvegesi e conquistarono la medaglia d'oro. Poi c'era anche un certo Johan Olav Koss, che era l'idolo della Norvegia, e vinse addirittura 3 medaglie d'oro nelle gare di velocità, stabilendo anche il record del mondo in ognuna di esse. Certo. Mentre poi passando a Nagano 98, 4 anni dopo, ricordiamo soprattutto le medaglie di Alberto Tomba e poi della fantasmagorica Deborah Compagnoni nello sci. Infatti nello slalom gigante diventa la prima atleta dello sci alpino a vincere una medaglia d'oro in 3 edizioni diverse dei giochi. Sì, era molto molto forte. Infatti era l'Alberto Tomba al femminile, si diceva. Poi ricordiamo Ermar Mayer, questo me lo ricordo, che vinse 2 medaglie d'oro nello slalom gigante e nel super gigante. E mi ricordo anche che nello sci di fondo, però non ricordo il nome, c'era uno dei 4. Mi ricordo che ogni vittoria, loro vinsero 2-3 medaglie, ogni vittoria si dipingeva i capelli del colore della bandiera italiana. Era questa la sua, sì, no? Era molto stravagante. Vabbè, l'Italia comunque ha sempre lottato nella classifica alta in tutti gli anni. Primeggiava tipo nazioni come la Russia, sembra Russia, la Norvegia, nazioni molto nevose, la Germania vince Canada spesso medaglie, il Canada, sì, gli Stati Uniti ovviamente sono nazioni anche più attrezzate sotto certi punti. Noi magari nel 2006 con le Olimpiadi a Torino siamo riusciti a vincere un po' infatti, più di medaglie. Se vi ricordate il curling, che da noi era sconosciuto, completamente sconosciuto, è diventato una poi la Fiat fece anche una pubblicità con un'altra, però con la nazionale anche Aldo Giovanni e Giacomo dedicarono un film, loro erano giocatori di curling, non mi ricordo in quale film, niente, queste mani. Con questi stone, le pietre che scivolano sul ghiaccio. Notizia bellissima, eccezionale, veramente. Su internet c'è un ragazzo che ha vinto medaglia d'oro in pattinaggio artistico, non lo sapevo, e si chiama Jacopo Lorenzo, in Italia, che negli anni 90 era il più... Ma voi dovete sapere, sono il nuovo uomo di Carolina Costa. Il partner. Dopo aver lasciato Ermin Zöckle. No, come si chiama quello là? Quello che fa la corsa, che fu beccato per Spazer, per doping. Io sono la nuova pianta. Si consola con Jacopo. Va bene, lo ammetto, sono io il suo nuovo amore. Quindi, viva il pattinaggio artistico. Viva Carolina Costa. Viva la figlia. Ma quando mai? Ma vatte. Voglio! Taci tu, che non vuoi venire neanche al palaghiaccio. Taci, voglio, mock. Cai mostro che bere, che bare. Capo, ma parla parete. Mock a te. Vabbè, direi che abbiamo concluso anche questo argomento. Vabbè, ovviamente diamo un in bocca al lupo ai nostri atleti che ci rappresenteranno. Mi raccomando, dai, in Russia. C'è stata una polemica ultimamente, vabbè, già da un po' di tempo, sul fatto che il presidente russo si sia schierato contro le coppie gay, e quindi molti premier hanno boicottato la manifestazione inaugurale non presentandosi. Ci saranno solo Letta e qualche altro, solo il premier italiano e qualche altro. Ovviamente non boicotta manco per l'anticamera, perché non sa neanche che significa boicottare. Va bene, ora dopo questo argomento mandiamo una canzone che non è degli anni 90, è
dei primi mesi del 2000, però me l'ha fatta ricordare l'altro giorno vedendo su Mediaset X il programma di Bonolis, Tira e Molla, come ospite c'era Lionel Richie con questa canzone, me l'ha fatta ricordare, ho deciso di metterla nel palinsesto odierno, quindi Lionel Richie, Angel. I just want to tell all the things you are and all the things you mean to me. When I find myself believing there's no place to go, when I feel the loneliness inside my you're the end. Te la sei ricordata, Rocco, questa canzone? No, no, la sto ricordando. Dai, famosissima. Bella, bella. Sicuramente. Io non me la ricordavo, comunque, ora che lo so sentire, sì. Beh, molto bella. Va bene, questa canzone ci introduce al nuovo argomento di giornata. Parliamo di cinema. Che dite, facciamo subito la sigla? Ah, sì. Sì, partiamo. Un assaggio di Lucio Dalla, forza. We'll be right back.
bella, bella. Fa sempre piacere risentirla, riascoltarla ogni volta. Certo. Mo' Jeffrey, voglio! Bene! Ora inizia la parodia di Rocco Ciarfaglia. Tutto il tempo è tuo. Vai, di quello che vuoi. Sfogati. Noi andiamo a prenderci un caffè. Bene, dai, parliamo di un film bellissimo degli anni 90. Sì. Secondo me molto, molto bello. Soprattutto per noi che capivamo il dialetto. Più o meno capivamo il dialetto. Io non ho parenti a Bari, quindi meno male. Stiamo parlando del film La Capagira, Le Capagiri in barese. Che è un film del 99 diretto da Alessandro Piva, all'esordio appunto in nella regia. Niente, grazie a questa sua opera prima, presentata tra l'altro al Festival di Berlino, Piva è stato premiato come miglior regista esordiente dell'anno. Sì, e ricevette anche moltissimi premi a livello nazionale, tipo il David di Donatello e i Nastri d'Argento. Quindi questo per far capire la caratura del film, che a noi magari fa ridere, perché però lancia anche un messaggio. Ridere, no, però diciamo il ridere fa ridere dialetto, alcuni atteggiamenti, diciamo, dei personaggi. Tra l'altro, prima di raccontare la trama del film, vorrei ricordare che molti degli attori che sono hanno partecipato pugliesi. Al cast, oltre a essere pugliesi, sì, ma sono diventati famosissimi a livello nazionale. Tra cui ricordiamo Dino a Brescia, per esempio, sì, e Paolo Sassanelli, che ha interpretato anche il dottore, un medico in famiglia. Certo. Paolo a Brescia, se non sbaglio, è quello che ha fatto il film con Checco Zalone. Dino a Brescia. Il bello che esatto, tutte quelle, quelli e due, tutti e due fanno i gay nelle altre tre film. Per esempio, un medico in famiglia è gay. E quello al film di Checco Zalone è gay. Quindi, cioè, veramente gay. Beh, a parte questi due, bisogna anche ricordare Dante Marmone, che certo, è spettacolare. Catacchio, la famosissima nonna di Catene. Vabbè, dai, vogliamo raccontare un po' la trama, sì, così, giusto per vabbè, niente. Il film è appunto caratterizzato da dialoghi in dialetto barese, come abbiamo detto prima. È un film drammatico sul drammatico, come dire. Sì, vabbè, racconta praticamente che cosa. Vabbè, è tutto incentrato su Bari, appunto. Su e Bari racconta vecchia. Di un gruppo di piccoli criminali locali, dedito al contrabbando di droghe e di sigarette. La gestione anche di videopoker illegali. Infatti, c'è una scena bellissima dove praticamente c'è una porta nascosta da dietro l'armadio, sì, un armadio che entri dentro, sì, non si sa che cosa fanno. Ci sono tutti i videopoker. Entra la moglie di uno degli, sì, assidui frequentatori di questo locale, incazzata nera perché che tutti cerca soldi, il marito, diciamo, cerca il marito che sta spendendo tutti i soldi al videopoker. Niente, vabbè, praticamente che cosa succede? Viene sbarrito un carico di cocaina proveniente dall'Albania. Tra l'altro, quelli erano gli anni degli sbarchi, sì, in Puglia dall'Albania. Ora invece c'è il contrario: gli italiani vanno in Albania per lavorare. Vabbè, niente, che cosa succede? Il boss della banda, detto car armato. Bellissima la scena anche col vigile urbano, sì, ma... dialetto, sì, che va dal vigile perché insomma e vuole che te scendere, sì, sì, va a protestare per una multa, diciamo, certo, ci so che te scendere. E niente, che cosa succede in carica della ricerca? Sì, all'epoca c'era la lira, 100.000 lire di multa, purtroppo perché c'è tendenza a prefetture, non poteva insomma. E quello dice: "Vai, che sono per te 100.000 lire", sapendo sicuramente, diciamo, il ruolo di car armato in Bari vecchia. Ma poi il bello che quando si parla dei mafiosi e cose, salutami a tuo fratello, salutami, perché e poi quando va via il vigile, ma vaffanculo, c'è sopportecimale lì, bestemmia in tutte le lingue. Vabbè, niente, che cosa succede? Viene perso questo carico di cocaina dal treno. E che cosa succede? Il boss incarica della ricerca i due, appunto, Pasquale e Minuecchio. E dopo il ritrovamento, vabbè, è un casino, perché praticamente viene ritrovato dai ragazzini, sì, che prendono in giro questi due. Allora, alla fine lo restituiscono. No, praticamente loro due non riescono a trovare questo pacco, diciamo, certo. E poi vedono passare questi due ragazzi tutti sballati, perché avevano provato la cosa. Certo. Mentre stanno vedendo questi due ragazzini, mo non so il nome, quello, diciamo, che gli stava facendo vedere al suo amico
il cosiddetto pisellino. Certo. Dice, ma te lo faccio vedere il pisellino. E allora passano queste due ragazze e gli dicono: "Vai, ricchiuno." E quelli lì. Vabbè, alla fine questi due pagano i ragazzini pur di farsi dare la droga. Alla fine cosa succede? Impacchettano la droga, vanno al club, appunto per darla a Sabino, interpretata da Dante Marbone. Che succede? Nel momento in cui appunto hanno la droga e tutto sistemato, arrivano due rapinatori di Andria, molto probabilmente, che appunto rapinano nel club. Storia finisce lì, in pratica. Certo, che fa car armato, kid the merda, ma stanno facendo una guerra. Viene sparato Sabino, perché appunto fa resistenza a questi due. Certo. Però alla fine finisce così, insomma. Gli fanno fare un tiro... Comunque una delle scene più belle di questo film è quando appunto uno dei due, non mi ricordo se Minuicchio va al un negozietto di panini e cose, tutto ubriaco, strafatto, vabbè, incontra due ragazze, cerca di conquistare, l'attacca al bottone rischia di prenderle una colluttazione con il ragazzo. Due, esatto. Però poi ci pensa il proprietario del chiosco schietto a riappacificare, mo ce facciamo una e risolve tutto. Vabbè, ora ve lo facciamo ascoltare questo pezzetto. Buonasera. Ciao, buonasera. Fai un cestino di patate. Che cestino? Piccolo, medio, grande? Piccolo. Che c'è, Marese? No. Niente. Che si dice? Dopo. Come state? Bene. E come sta? Oh, voglio sto catre mail sto. Come sto? Ne ci è? Oh, belle! Oh, ci bella la mosca sta da sentire! Oh, che fai, la modella? Ci andiamo a divertire? Non credo? Non si fa la cena, prezioso! Mo, ne ci è? Un panino? Con la carattere! Ciao! Oh, bella! Così ti piace di più? Oh, Ugio, la vuoi farne? La vuoi farne, sono? Sì, cominciala. Che te? Ma sta palo, sta muvlere. Guaglio, che ti ha fatto ancora la voce della batti! Guaglio, non sva per da tu! Su, sta zitto, te! E la vos! Oh, c'è bella giacchetta, che ti ci dava stu stasera? Se capisci il costo, chi ne è, sta? Oh, ci è, mo sta a parlare senza, c'è un problema. Oh, non riesci ancora, oh, no? Aspetta te. Dosto! Ti avete scritto un coraggio da aspettare, aspetta. Dosto, mo, va a pigliare cosa da pigliare, mo, tu scemo. Oh, scemo. controlli. A chi è? Oh, aspetta te. Dosto, ti mo. Ti avete scritto un coraggio da aspettare, chi è? Oh, macchio, chi è? Fa non vi che sto la fe... E tu, già ho finito, va. Ciao, fa, caldare. Ho voluto tra i gay. Oh, come stai? Da macchio. Sta sindaco. Dajlama, nacchio! Ma c'è una bella 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 barese, certo. Il classico barese cinquantenne, diciamo, molto. Però troppo ridicolo, troppo. Prima un fier, il ferro, ovviamente la pistola. Prima un fier, nacchio! Nacchio! Comunque ci sono molte vabbè, niente, il film è interamente girato a Bari, come avevamo detto prima, e vengono ripresi il lungomare, corso Vittorio Emanuele, Punta Perotti, corso Sonni, e la famosissima Punta Perotti abbattuta per le note vicende ambientali dal sindaco per lo scempio ambientale. E niente, vabbè, ricordiamo anche la scena di sesso con la sorella di Caramato, lei rischiava di essere uccisa con i capelli completamente unti di oh, mamma mia, orrenda, pure tremenda, bellissima. Va bene, niente. Film assolutamente da vedere. Da vedere. Non so che non l'avesse io visto. Penso che quasi tutti. No, non Dino non ha visto sto film. Dino è da linciare. No, un pezzetto. Non lo ricordo. Vabbè, lo devi rivedere, Dino. Come tutti quelli che appunto non l'hanno visto questo meraviglioso film. Niente, allora, abbiamo finito? Sì. Sì, dai, mandiamo una canzone che sicuramente a Rocco piacerà. Certe notti di Ligabue. Guarda. No, non ti piace? Mi taglio le vene. Vabbè, piacerà alla mia ragazza sicuramente. Infatti, dai, la dedichiamo a Natasha. Esatto. Certe notti, Ligabue.
Caro Zenotti, macchina calda, dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Certe notti fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. Non si può restare soli, certe notti qui, che chi sta contenta gode, così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca come. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. Come si può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi, così così. Certe notti son notti, o le regaliamo a voi, tanto Mario riapre prima o poi. Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui. Quel vizio che non voglio smettere, smettere mai. Come si può restare soli, certe notti qui, che chi sa contenta gode, sei così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio. La punto scappa prima o poi. Bene, bene, bene. Bellissimo. Bene, 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 bene. Pierpaolo ci stava, ci stava raccontando i premi vinti da, da certe notti. Sì, certe una... notti ha vinto la targa Tenco nel, sì, 96. Premio Tenco. Nel 96, no? Sì, 96. Vabbè, diciamo che è una delle canzoni più, più, più belle, più famose di Ligabue. Anche se a me non piace molto come cantante, però effettivamente no, comunque, certe notti non è male. Noi ci dobbiamo rivedere, non da Mario, noi... Nicola, non devo andare da Mario per fare una peroni, ma bensì da... A Carosino! Da Mario! Da Mario! Ma va bene, da Carosino però! Mario brasiliano! Ah, Mario brasiliano, non Mario Bordeco! Vabbè, no. Che ha la stessa voce tra l'altro di quello che è riapparito. Ah, chiudo,
Aperoncino. Solo, solo, diciamo, solo però lui di Carosino e lui di Bari. Va bene, cioè, dai. Vabbè, dai. Comunque, ultimo argomento di questa puntata. È iniziata male questa puntata, però sta finendo, dai, diciamo, nel migliore dei modi. Bellezza, dai, crescendo. Vai, sì, perché sono io. Non è vero. E se tu vuoi, ti dico che destino avrai, buona sorte o guai, luna nera sì o no, lo vedremo tra un po', con le carte che la zingara ti fa. Bene. Beh, appunto, abbiamo ascoltato la sigla del Varietà e nella sigla, nella nostra sigla del Varietà, sigla, appunto, c'è il programma di cui parleremo. Della luna nera. Parleremo appunto della zingara Cloris Broska, che faceva parte del programma Luna Park. Ma che fine ha fatto? Boh, no, ho controllato, però ne parleremo dopo. Ora invece parliamo. Parliamo del a differenza di altri personaggi che si sono dati alla droga, sono morti di overdose, tipo Tonio Cartoni. Kaori, quella della pubblicità Philadelphia, che è in manicomio. Ora lei invece fa l'attrice. Sì, lavora molto Cloris in Broska, teatro, sì. È un'attrice. Ovviamente non ha più il successo che ha avuto negli anni 90 con questo personaggio che interpretava nella serie, nel programma Luna Park, però ancora continua a fare l'attrice. È diventata una milfona, tra l'altro, cioè, sono donna, forse 50 sì. anni. È anche bella come donna. Va bene, parliamo un po' di questo. Sì, sì, appunto, stiamo parlando di Luna Park, che era un programma ideato nel 1994 dal ovviamente dal dal mai morto Pippo Baudo. L'ho inventato io. L'ho scoperto colui che ha inventato la Rai, insomma. Quello mafioso di quelli mai visti. Ma no, dai, invece no, secondo me Pippo Baudo è uno dei migliori che ha fatto televisione. Secondo me che è cool, se le passate tutte, non credo. Questa ipotesi azzardata. Pippo Baudo è diventato famoso dopo aver cacciato a Sanremo Louis Armstrong, che non voleva più andarsi perché veniva sempre a Florida e poi continuava. Ah, non lo sapevo questo. Sì, vabbè, sì, vabbè, veniva chiamato Luna Park perché appunto la scenografia era ispirata a Luna Park. Sì, vabbè, era stato in contrapposizione per la ruota della togliere Cher ascolti alla ruota della fortuna di Mike. Mi ricordo, era seguitissimo. Secondo me Mike Buongiorno che si voleva trombare tutte le ragazze. Sì, perché era Bernarda. Tipo Paola Barale. La Bernarda. Famosissima Paola Barale. O l'Elia, intelligentissima. Parleremo della ruota della quel fortuna. Quel genio dell'Antonella. Certo, la prossima puntata, infatti, alterneremo Luna Park alla ruota della fortuna. Fare Rai Mediaset, capito? È grande la Mediaset. Niente, vabbè, praticamente come era composto questo programma? C'era la conduzione, vabbè, andava dal lunedì al sabato e la conduzione era a rotazione con i volti più famosi della televisione degli anni 90. Infatti c'era Fabrizio Frizzi, al quale veniva affidata la puntata del lunedì, poi Milli Carlucci, quella del martedì, Mara Venieri il mercoledì, Struca il Botton, Rosana Lambertucci, che ricordiamo nel programma più sani più belli. Parleremo. Parlava di dieta. Venerdì poi come ciliegina sulla torta c'era Pippo Baudo. Vabbè, subito dopo poi fu introdotto anche il sabato, condotto lo stesso da Pippo Baudo, però invece di andare in onda alle 20 andava in onda alle 18:30. E mentre l'anno dopo, appunto, mentre lui faceva quella del sabato, a Paolo Bonolis fu affidata quella del venerdì. Vabbè, niente, nel corso di queste edizioni il programma, vabbè, aveva appunto tutti questi personaggi e niente, fu una chicca, è stata una fra le ultime trasmissioni Rai ad essere ripresa interamente con telecamera tritubo.
cioè? Di tipo plumbing, non lo beh, so. Questa è una cosa un po' tecnica, però vabbè, tecnico, praticamente se, non so se ricordo, negli anni 90 la, sembrava un po' più scura l'immagine, ecco. Poi a poco a poco ora è diventa, ora è diventa, vabbè, ora ci abbiamo l'HD e tutto, però ora ci abbiamo premium, tecnologie, ci sono tecnologie migliori ora, però all'epoca insomma. All'epoca era giallo, non so se vi ricordate, era giallo la televisione. Sì. E niente, vabbè poi hanno partecipato anche altri personaggi, tipo Anna Falchi, Giancarlo Magalli, famosissimo. Perché Paolo Bonolis se ne andò a Mediaset a, certo, a tira e molla, facendo tira e molla. E anche lo stesso Pippo Baudo poi Baudo, passò a Mediaset. Per qualche anno, no? Passò, sì, sì, per qualche anno. Ora, vabbè, tra l'altro, non ha partecipato a Bruno Vespa, ha fatto... Ah, non l'ha invitato. Non l'ha invitato. I 60 anni della Rai, non invitare un'istituzione come Pippo Baudo è clamoroso. Va bene, niente, i giochi che c'erano, ovviamente, oltre alla zingara famosissima, c'era tre palle, un soldo, il martellone, il jukebox, gli specchi deformati, il sentiero incantato, la slot machine e poi il gioco della luna, che lo facevano solo il venerdì. Alla fine sono... Niente, però la zingara, che cos'era la zingara? Era appunto... Era la zingara. Cioè, era un gioco. Era un gioco di carte che, diciamo, questa qua... predestinava, diciamo, come dire, era un gioco di quiz, sì. Era un gioco quiz quando vabbè, ovviamente abbiamo dimenticato di ricordare il famosissimo Carlo Conti, che è stato uno degli ultimi presentati. Sì. Vabbè, all'epoca la luna nera era lui, non era la sua faccia sulla carta. Va bene, e niente, appunto Carlo Conti, tra l'altro la zingara, oltre ad essere presente a Luna Park, faceva anche poi divenne un programma a sé, infatti girava le varie piazze d'Italia, tipo il karaoke, sì, e niente, appunto era Carlo Conti che presentava questo programma. Sì, insomma, qualche anno dopo appunto Luna Park, esatto. Certo, sì. Vabbè, c'era appunto Cloris Brosca che faceva, niente, il concorrente chiamato a giocare doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. E niente, se una carta era buona, la zingara faceva una domanda in rima alla quale il giocatore doveva rispondere. Sì, era tipo un po' un indovinello. Tipo rosso di sera. Ma il tempo si spiega. È sbagliato. Bel tempo, sì, siccome era buono. Vabbè. Se quando non usciva la faccia di Rocco perdevi tutto. E niente, vabbè, ovviamente più rispondevi esattamente, più potevi andare avanti, no, più aumentavi il montepremio. Più aumentavi il montepremio. Però cosa succedeva? Però c'era il rischio che poi la bastardata quale? Se usciva la luna nera perdevi tutto a prescindere, certo. Perdevi, anche se avevi indovinato tutte le domande, no? Vabbè, usciva la luna nera e rimanevi fregato. Chi troppo vuole nulla stringe. Nulla stringe. C'era anche la piccola sigla della zingara. Certo, che poi l'abbiamo messa anche nel jingle. Sì, abbiamo detto appunto. E niente, vabbè. Tra l'altro, una citazione c'è anche quella del rapper Frank Energy, che nella sua famosa canzone Quelli che ben pensano, cita appunto questo versetto: che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera. Chiaro riferimento appunto a questo gioco. Sì. Vabbè. Insomma. Niente, vabbè, è un programma che sicuramente i giovinotti di allora, però oggi ormai trentenni, quarantenni e cinquantenni ricorderanno. Io ricordavo Cloris Brosca, ricordavo soprattutto la sua risata finale. Quando perdeva. Va bene. Ma ti umili, siamo proprio a prendere per il culo forte. Va bene. Tanto chi è che ne paga tu stesso. Ecco, sempre alla moneta. Questi commenti cinici. Va bene, dai. Allora, dopo 65 minuti di cazzate, di enormi cazzate. Possiamo concludere allegramente. C'è qualche evento, Vito, da ricordare? Da ricordare. Salutiamo il nostro presidente. Vieni Vito, dai, ti concediamo la parola. Questo spazio. Il 22 febbraio c'è il Salento Fan Contest al Salento Fan Park di Mesagna a Brindisi, dove si terranno diversi tornei, tra cui lo Skate Contest e tanti altri, biliardino, c'è Street Soccer. 22 febbraio, Mesagna e Brindisi, Salento Farm Park.
con la, ovviamente la partecipazione di Cime di Radio Web. Meno male che l'hai detto tu, se no se lo dicevo io non si capiva niente. Aspetta, di più vicino, no, troppo lontano. Va bene, allora dai, un saluto. Oggi siamo 5 cime da 90. Sempre più cime. Sempre più cime qua. Sempre più danni, sempre più rischi di denuncia. Sempre cime delle rap. Danni anche a materiali oggi. Sì, oggi abbiamo distrutto un microfono. Metà studio. No, vabbè. Per colpa di Nicola che mi ha costretto a questo è bello della diretta rompere i microfoni. Va bene, allora vi salutiamo con una canzone bellissima di Lene Marlin dal titolo Rocco. Sì, Unforgivable. Va bene, lui è il nostro alieno. Dobbiamo chiedere a Paolo Bonolis se lo ospita nel suo programma. Sì, tanto l'alieno. Ma quando si mangia? Ma quando si mangia? Va bene, allora dai. E quando sarà? Vabbè, questa è una domanda da $1 milione. Non è colpa nostra se chatti con tutto e nessuno ti risponde. Visualizzate e non risposto. Vabbè, ciao. Prima o poi arriverà. Arriverà. Qualche cieca arriverà. Arriverà. Qualche paio di scarpe. C'è speranza per tutti. Finché vita c'è speranza. Luna nera. Come non avresti mai potuto come vincere. Come disse Paolo Bonolis l'altra volta a una concorrente. Ma che serve a fare questo? Capra. Va bene, allora dai, vi salutiamo. Capra. Saluto da Jacopo, Dino, da Nicola, Pierpaolo. È già magnifico Rocco. Da bellissimo Rocco. Stupendo. Oggi sembra il Nuggets della Lazio. Non so se proprio brilla di luce propria. Illumino di me. Vincenzo. Va bene, dai, giovedì prossimo sicuramente ritorneremo alle 7. Sì. Come l'orario tipico. Anche, oggi. Anche orario canonico. No, forse è brutto. Basca Toki, non fece nulla. Certo. Dai, Unforgivable Symbol. That you hide, gonna tear you up inside. You hope she knows you try. Follows you around all day, and you wake up soaking wet. Cause between this world and eternity, there is a face you hope to see. You know where you're centered, you should know where you are. You're trying. Struggling with a fight inside, sorrow you'll defeat. The picture you see, it won't disappear. Not unpleasant dreams or the voice you hear. You know where you've sent it. You should know where you are. You're trying to ease up, but you know you won't go far. And now she's not there. Seems like an angel, but you can't.
far